Benedetto da Norcia, alla fine del VI secolo, dà vita a una nuova tradizione monastica innestata in quella precedente, ma caratterizzata da un equilibrio diverso tra preghiera, contemplazione e lavoro. I suoi monasteri si moltiplicano in tutta Europa, dopo la nascita delle prime comunità di Subiaco e Cassino. Ed è ormai dalla vasta rete di monasteri che muovono i missionari. Monaci che, percorrendo l'antico reticolo delle strade romane, attraversano le Gallie, navigano fino alle isole britanniche, fino agli estremi confini del Vallo di Adriano e oltre, annunciando il Vangelo e dando vita a nuove comunità monastiche.